Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi vi propongo filetti di tonno in agrodolce con cipolle rosse. Passiamo ora alla preparazione del piatto. Vediamo gli ingredienti. 2 filetti di tonno rosso, 2 cipolle rosse di Tropea, 2 cucchiai di miele, 2 cucchiai di aceto di mele, del pepe e del sale quanto basta e mezzo bicchiere di acqua. Bucciamo e tagliamo le cipolle. Dopodiché passiamo entrambi i filetti di tonno nella farina. Dopo aver infarinato i filetti di tonno, procediamo alla cottura. Ora rosoliamo i filetti di tonno su entrambi i lati, 2 minuti per parte. Dopo aver rosolato i filetti di tonno su entrambi i lati, togliamoli dal fuoco. In un'altra padella ammorbidiamo le cipolle con mezzo bicchiere d'acqua per circa 10 minuti. Dopo aver ammorbidito le cipolle, aggiungiamo il sale, il pepe, il miele e l'aceto di mele. Mescoliamo e lasciamo insaporire il tutto per un paio di minuti. Dopodiché uniamo i filetti di tonno che abbiamo lasciato da parte e lasciamo insaporire per qualche minuto. Ora non vi resta che impiattare e servire i filetti di tonno in agrodolce con cipolle rosse. Vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian!